Permane questa onda di calore che interessa quasi tutta la nostra penisola, ma in modo piuttosto intenso anche tutta la nostra regione. Ormai si va formando di nuovo una bolla, un cuscino di aria calda che col passare dei giorni racchiude una temperatura sempre più alta e soprattutto un tasso di umidità sempre più alto, quindi condizioni di tempo particolarmente fastidioso per quelle che sono le attività quotidiane, normali. È una situazione di instabilità dettata anche dall'alta pressione livellata che ci interessa e ci interesserà. Questo è un tipo di tempo che ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana almeno, quindi prevediamo più in dettaglio per Padova e per Padovano cielo in prevalenza sereno la mattina, un po' di nubi stratificate dovute al grosso tasso di umidità, ma poi prevale il sole, anzi prevalgono le temperature molto molto alte, diciamo verso l'interno, verso i rilievi potremmo avere delle attività cumuliformi durante il pomeriggio e localmente qualche temporale, ma saranno temporali di bel tempo dovuti proprio al forte calore. E i venti sono deboli a Reggio Emilia di Brezza, quindi molto deboli, pomeridiani, e temporaneamente potremmo avere qualche piccola bava di vento da sud-ovest. Le temperature, ecco il punto dolente, temperature minime 27-28 gradi altissime, e i valori massimi arrivano anche a 36-37 gradi. Se poi calcoliamo che la percezione, quindi dovuta soprattutto all'umidità, ci farà sentire, ci farà soffrire per oltre 40 gradi. Per finire, a chi interessa, l'Alta Adriatica è previsto calmo, quasi calmo.